Benvenuti alla video recensione del Vertical Stand per Xbox One, un prodotto ufficiale Microsoft che permette un più corretto e stabile appoggio in verticale della Xbox One. Dopo vedremo nelle specifiche quale modello. Attualmente l'Xbox appoggiata su una superficie piana occupa una superficie di 23 cm di profondità e 29,5 di larghezza, mentre se messa in modalità verticale la superficie della parte bianca e della parte nera che vedete in confezione è di 6,5 cm. Ora andiamo a vedere anche con l'aggiunta della parte della base quanta superficie va a occupare. È un prodotto che io ho trovato a 10 euro, quindi un costo molto basso, ma che permette appunto di ottimizzare lo spazio. La sua funzione in sostanza è questa. Allora, consente di posizionare la console Xbox One verticalmente in tutta sicurezza, adattandola perfettamente allo spazio disponibile. Nota: con la console, solo con la console Xbox One S. Io lo metterò anche nel titolo, proprio per essere più chiaro e preciso. Evidentemente la One X non ha questa compatibilità. Apertura, confezione si apre in questo modo, ha un meccanismo di aggancio veramente molto molto semplice. Questo è il prodotto, dopo tra poco lo vediamo. Modalità di aggancio, allora 29,5 cm, 23, appoggiata in verticale, si aggancia con due linguette, si fissa veramente molto bene, tant'è che per smontarla e portarla qui ho, vedete, tra l'altro c'è un piccolo segnetto, si aggancia molto bene, ho dovuto dare un colpo perché comunque questa parte esce rispetto alla misura della base. Vi ho detto che la misura base è di 6,5 cm, con l'aggiunta di questa base arriviamo a 8,8 cm. Qui un'ulteriore immagine in controluce, non so se riuscite a vederla, sì, ora si vede, della modalità di aggancio, e ora appunto vado insieme a voi alla fase di aggancio. Eccoci. Come ulteriore informazione vi dico, non preoccupatevi che ho ancora la Switch, quindi proporrò ancora video e giochi per la Switch. Semplicemente l'ho affiancata a questa One S che mi piace tantissimo. Punti positivi, secondo me tra i punti negativi del prodotto vi dico che va a chiudere la parte di areazione qui. Questo secondo me è un punto negativo, lui la va a chiudere completamente, e con la Xbox in verticale, quindi tutta la parte di areazione dell'alimentatore, perché ricordiamoci che lui con questo cavo va direttamente alla rete, la reazione poi sarà tutta da questo lato e tutta dovrà spingere verso l'esterno e poi verso l'alto. Invece con l'Xbox appoggiata semplicemente in orizzontale, questa, l'operazione di areazione è qui e qui, quindi sicuramente migliore
rispetto a quella che adesso otterrò inserendo lo stand. Allora, lui va a prendere qui, e qui ci sono due linguette in cui, qui e qui, inserire le due linguette qui. Semplicissimo. Vado a far combaciare i bordi. Infatti ora qui c'è un bordo unico e la superficie è stata correttamente agganciata. Adesso ecco che la mia Xbox è correttamente bloccata in modalità verticale. Ho guadagnato spazio, senza dubbio. Qui ad esempio ho un altro caricatore della batteria dell'aspirapolvere, quindi lo spazio, la sua funzione è quella. Ho chiuso tutto il sistema di ventilazione qua sotto. Qui in alto ho sempre lo spazio per inserimento del gioco. Qui ho i due controller. Il risultato esteticamente, funzionalmente è valido, non ci sono dubbi. Ho aumentato la superficie base, come vi ho detto prima, da 6 centimetri e mezzo, che è questa misura, a 8 centimetri e 8 centimetri e 7. Senza dubbio, sono sicuro che a meno di forti forti botte lui rimane stabile e ferma la mia Xbox. E per qualsiasi dubbio o domanda lasciate un commento. Il suo prezzo di 10 euro sicuramente va anche a uccidere qualsiasi potenziale concorrenza di soluzioni alternative, perché con 10 euro si porta veramente a casa un prodotto Microsoft ufficiale. Ciao a tutti, al prossimo video.